Ciao, sono Omar. Nel mio canale troverete video in italiano e spagnolo per informare e spiegare in modo semplice gli esami che vengono svolti in risonanza magnetica. Nel video di oggi vorrei presentarvi la risonanza magnetica della colonna lombare. Nella prima parte del video di oggi spiegherò le indicazioni all'esame e le cause che portano ad eseguire un esame di risonanza magnetica lombare. Nella seconda parte, invece, approfondirò le varie fasi dell'esecuzione, passo per passo. Allora, se volete conoscere tutti i dettagli, li scoprirete in questo video. Le indicazioni per eseguire un esame di risonanza magnetica sono numerose. La più intuitiva è evidentemente il dolore a livello lombare. In questo video vorrei fare chiarezza su alcuni aspetti e capire quando la risonanza magnetica lombare è necessaria. La risonanza magnetica della colonna lombare viene utilizzata principalmente per lo studio delle ernie discali lombari e quando ad essa è collegata una lombosciatalgia o una lombalgia. La lombosciatalgia è un dolore che interessa il tratto lombare della colonna vertebrale e che irradia colpendo anche gli arti inferiori. L'importanza deriva dal fatto che numerose patologie sono in relazione con gli schiacciamenti delle radici nervose, che portano la sensibilità e la motricità a tutte le zone degli arti inferiori. Per capirci meglio, quando si addormentano le gambe, le dita dei piedi, quando si sente un formicolio al piede, le sensazioni di caldo o freddo, oppure quando si hanno problemi di sensibilità. Questi sintomi sono colpa, spesso, di una compressione radicolare. Chiamiamo infatti sciatalgia, o meglio lombosciatalgia, il dolore intenso che deriva da questa compressione. Solamente con una diagnosi certa sarà possibile effettuare la giusta terapia. Il responsabile di questa compressione è il disco vertebrale, che funge da cuscinetto, che si interpone tra due vertebre e che serve ad ammortizzare i movimenti e rendere flessibile e mobile la colonna vertebrale. Questo cuscinetto viene schiacciato dalla riduzione dello spazio tra le vertebre e nella zona posteriore, dove passano le radici nervose, può entrare in contatto o, nel peggiore dei casi, addirittura comprimerle e infiammarle. La lombalgia, invece, è più comunemente detta mal di schiena. È un disturbo comune che coinvolge i muscoli e le ossa della colonna lombare. Essa colpisce ad un certo punto della loro vita circa il 40% delle persone. Un dolore nella regione lombare della schiena che dura almeno un giorno e che limiti l'attività è un disturbo molto comune. A livello mondiale si stima che dal 40 all'80% delle persone accusano almeno un episodio di lombalgia ad un certo punto della propria vita. Tale condizione inizia solitamente tra i 20 e i 40 anni ed è più comune tra gli individui tra i 40 e gli 80 anni. Si stima che il numero complessivo di persone colpite da lombalgia dovrebbe aumentare, con il conseguente invecchiamento della popolazione. Le linee guida internazionali per la gestione del mal di schiena fanno una distinzione tra dolore in fase acuta, cioè presente da meno di 6 settimane, e dolore in fase cronica, presente da almeno 12 settimane. Per l'inquadramento clinico, in entrambe le fasi, non esistono studi che dimostrino come sottoporre una persona con mal di schiena ad indagini radiologiche, come una radiografia o una risonanza magnetica, aiuti effettivamente a migliorare il suo dolore lombare. Perciò l'utilizzo di tali indagini in tutte le persone con il mal di schiena è fortemente sconsigliato dalla comunità scientifica internazionale. Detto questo, la richiesta per eseguire una risonanza magnetica lombare viene fatta dal medico che conosce la cartella clinica del paziente ed è in possesso di tutte le informazioni per poter richiedere, se lo ritiene necessario, una risonanza magnetica lombare. Non è mia intenzione
promuovere l'esecuzione di risonanze magnetiche, perché, come spiegato in precedenza, è una decisione strettamente medica. La mia intenzione, come quella del mio canale e di questo video, è di informare e aiutare i pazienti a comprendere tutti gli aspetti che riguardano la risonanza magnetica, descrivendone l'esecuzione per comprenderne le diverse fasi. La risonanza della colonna lombare viene utilizzata non solo per lombalgie o lomboscialgie, ma anche per lo studio di malattie oncologiche, nella ricerca di metastasi e nella definizione delle lesioni del midollo spinale, nei controlli postoperatori e nella ricerca di infezioni, come ad esempio la spondilodiscite, che coinvolge i dischi intervertebrali. La risonanza magnetica lombare viene utilizzata anche per lo studio della patologia traumatica e delle fratture dei corpi vertebrali, per seguirne l'evoluzione ed impostare una corretta terapia medica e chirurgica. L'esame, molto spesso, ma non sempre, viene prescritto dopo una radiografia o una TAC e permette di ottenere un esame più approfondito. La risonanza della colonna lombare è uno studio per la valutazione di vertebre, muscoli, ossa, tessuti fibrocartilaginei, midollo, dischi intervertebrali e, come spiegato in precedenza, l'innervazione. Prima di passare alla descrizione vera e propria dell'esame, ricordatevi di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella per essere aggiornati sull'uscita dei nuovi video. È del tutto gratuito e permette al mio canale di crescere. Mi raccomando, non dimenticatevi di cliccare su mi piace alla fine del video se avete trovato informazioni utili. Le apparecchiature di ultima generazione permettono di eseguire un esame di risonanza magnetica lombare in meno di 15-20 minuti. Se necessita invece la somministrazione di contrasto, non oltre i 30 minuti. La somministrazione di contrasto dipende dalle indicazioni all'esame, ad esempio per controlli postoperatori, ricerca di patologie infettive o ricerca di patologie tumorali. Se fosse necessaria la somministrazione, sarà importante comunicare al tecnico di radiologia responsabile dell'esame qualunque allergia subita in passato e un'eventuale grave insufficienza renale. La decisione finale sulla somministrazione o meno del contrasto viene discussa e valutata tra il paziente, il medico richiedente e il medico radiologo. Mi sembra giusto sottolineare che l'esame generalmente non richiede la somministrazione del mezzo di contrasto. Visto che il paziente si troverà in presenza di un campo magnetico ed impulsi di radiofrequenza, risulta importantissimo, come per tutti gli esami di risonanza magnetica, verificare la perfetta compatibilità del paziente con l'indagine radiologica. Questa verifica avviene generalmente sottoponendo il paziente a un questionario di sicurezza contenente tutte le controindicazioni all'esecuzione dell'esame, come ad esempio alcuni pacemaker. Se l'esame è unicamente della colonna lombare, il paziente verrà posizionato supino, significa sdraiato sulla schiena con la pancia verso l'alto, ed entrerà nella risonanza prima con i piedi. Come per tutti gli esami di risonanza magnetica, la zona da esaminare, in questo caso la colonna lombare, si troverà esattamente in mezzo al magnete, in mezzo al tunnel. Per tutti i pazienti che soffrono di claustrofobia, lascerò il link in descrizione e nelle schermate finali il video dove spiego 8 consigli per eseguire una risonanza magnetica a pazienti che soffrono appunto di claustrofobia. La perfetta immobilità è fondamentale per ottenere delle immagini di qualità e una diagnosi precisa. Durante questo esame in particolare, a causa dei dolori lombari importanti, il posizionamento sul lettino prima di entrare nel magnete risulta fondamentale per la perfetta riuscita dell'esame. Il mio consiglio è sempre di posizionare un cuscino sotto le gambe, all'altezza scelta dal paziente, per ridurre al massimo il dolore e la tensione a livello della colonna lombare. Se invece l'esame
prevede l'esecuzione anche della colonna dorsale e della colonna cervicale o dell'intera colonna vertebrale. L'esame prevede l'entrata nel magnete, sempre in posizione supina, ma prima con la testa. Prima di iniziare l'esame, ad ogni paziente viene consegnato un campanello d'allarme. Questo permette di rimanere sempre in contatto con il personale di radiologia e di allarmare immediatamente ed interrompere, se necessario, l'esame. Una volta posizionato il paziente sul lettino, il tecnico di radiologia dovrà uscire ed andare ad eseguire l'esame e non potrà rimanere all'interno della sala dell'esame. Mi auguro che tutte le informazioni ricevute permettano di aiutare a svolgere esami di risonanza magnetica con più consapevolezza. In conclusione, state tranquilli, dato che è un esame molto semplice, veloce e ben tollerato dai pazienti. Se hai ancora qualche dubbio su questo esame, non esitare a commentare qui sotto, ti risponderò il prima possibile. Se il video ti è piaciuto, non dimenticarti di cliccare su mi piace e se vuoi rimanere aggiornato, iscriviti al mio canale e attiva la campanella. Un saluto e a presto per il prossimo video.